Ciao ragazzali e ragazzuole, ben ritrovati dalle vacanzine. È il primo di settembre, oggi per voi, per me no, ovviamente qualche giorno prima, facciamo finta che è la stessa cosa, facciamo finta che oggi è il primo di settembre. Come state? Come sono andate le vostre vacanzine? Se siete ritornati dalle vacanzine, spero che siano andate tutte bene. Allora, settimana scorsa non c'è stato il video, io vi giuro che ci ho provato, ci ho messo tutta me stessa, ma c'è un gatto sotto l'aria condizionata, mi sono accorta adesso, sì, perché ho deciso di non fare questa furbata atomica di tentare di fare il video così alla bella con il ventilatore puntato addosso, ma ho deciso direttamente di accendere di un umidificatore. Sappiate che in realtà questo video l'avevo appena finito di registrare, ma non so che cosa sia e quindi non è stato registrato, e quindi questo è il tentativo numero due. Ci tengo a dirvela questa cosa, non nascondiamola, non facciamo finta che sia tutto di primo pelo, in realtà è il tentativo numero due di tutto ciò. E quindi niente, e quindi rifacciamolo. Lo faccio con un sorriso perché cerchiamo di non andare nel panico per una cosa del genere, che direi che non è il caso. Allora, non mandiamo in vacca una settimana di ferie, che è meglio, vedere che ci sono problemi ben peggiori che un video che non è stato elaborato. Non so come si sia potuto succedere, visto che in teoria la memoria è tranquillamente vuota, e quindi, però vabbè, fa niente. Un gatto, come potete vedere. Ecco, nell'altro video non c'era, quindi forse è meglio. Allora, questo è un video mercatino, quindi iniziamo il mese di settembre con questo video mercatino. Che se non mi tiri per oggi il computer, cazzo, io preferisco, amore. Eh sì. Questo è un video mercatino, ma la maggior parte dei libri di cui vi parlerò in questo video non sono acquisti miei, ma sono dei regalini che avete fatto voi al canale. E non so bene che dire, cioè, a parte grazie. È una cosa che mi commuove molto, perché allora, non me l'aspettavo e in questo periodo non tanto facile, che penso si sia capito, che non è un periodo proprio semplicissimo questo, per vari ed eventuali motivi, e vabbè, non scendo in particolari, però è un periodo semplicissimo, e quindi insomma. Ci sono stati dei momenti in cui ho visto i pacchi e mi sono detta: cos'è? Nelle notti insonne hai ordinato dei pacchi e non te ne sei resa conto? Poi non vedevo però il messaggio sul telefono della carta di credito che mi diceva a debito di tot soldi, e mi dicevo: ok, non sei stata tu. Quindi, com'è successo questa cosa? Poi però vedevo i vostri bigliettini all'interno dei libri e quindi mi rendevo conto che erano i vostri regali. Cioè, e niente, e quindi questa cosa è grazie, cioè davvero grazie dal profondo, da parte mia, da parte del canale, perché è qualcosa che vabbè, ci siamo capiti, perché ecco, non so bene come dirvelo, però penso che ci siamo capiti. Quindi ho libri un po' sparpagliati in giro, perché appunto prima nel parlarne li ho un po' sparpagliati in giro e non so bene da quale partire. Parto a caso, avevano un ordine più o meno prima, ma adesso non ce l'hanno più perché poi li ho un po' lanciati. Allora, il primo di cui vi parlo è questo, che è The Strings of Murder, che mi è stato inviato da Laura. Di questo stavamo parlando un pomeriggio, io e lei una mattina, e perché lei me l'ha nominato, me ne stava parlando, io ho detto lo metto in wishlist, io poi sono andata a Tarsogno qualche giorno per lavorare al fresco e quando sono tornata a casa me lo sono ritrovata e quindi grazie mille Laura. Questo è un giallo ed è ambientato a Edimburgo, fa parte di una serie, è ambientato nel 1888 e parla dell'omicidio di questo violinista, che però ha delle particolarità, nel senso che questo violinista viene trovato chiuso in questa stanza, la cameriera dice che ha sentito della gente suonare nella notte, e lui appunto è stato ritrovato morto, chiuso in questa stanza, quindi non si sa, cioè chiuso dal di dentro, quindi dice com'è che la gente è entrata, non si capisce, e quindi viene mandato alla Scotland Yard questo ispettore, insieme ad un altro, al suo capo, che è questo detective che ha un passato tragico e che l'hanno portato a credere alla superstizione,
E quindi pensa che ci sia anche del soprannaturale. Mi incuriosisce tantissimo, forse sarà il romanzo che mi porterà fuori da questo blocco del lettore enorme che ho, non lo so, in questo momento non mi sto dando delle regole, cioè nel senso non mi sto neanche forzando alla lettura perché non ho per niente della concentrazione e quindi cioè, vada come vada, non devo timbrare il cartellino della lettura, non lo deve fare nessuno di noi. Al momento non mi sento di leggere e quindi non leggo, punto. Faccio un po' quello che mi sento perché insomma, già sforzarmi non è proprio il caso. La lettura è sempre stato un piacere, se anche mi devo imporre di leggere perché non so, devo arrivare a tot libri a fine dell'anno, direi che non è il caso, cioè ce ne frega penso niente a nessuno, ecco, di questa cosa. Posso sempre battere il chiodo su dei libri che ho già letto e come dire. A iniziare a insistere su quelli, non c'è bisogno che io legga dei libri nuovi, per rompervi le scatole. E niente, questo libro mi incuriosisce davvero tantissimo. Grazie mille, Laura. È un regalo davvero, davvero bello e grazie, grazie tantissimo. Poi, questo l'ho trovato all'Emmaus a 1 euro, credo fosse 1 euro, che è Amatissima di Toni Morrison. Questa è una vecchia edizione Frassinelli, adesso voi lo trovate in Pickwick. Questo vabbè, racconta di questa Sete, una giovane indomabile donna di colore negli anni precedenti alla guerra civile che si ribella alla propria schiavitù e fugge al nord verso la libertà. Toni Morrison è premio Nobel per la letteratura e volevo leggerlo insieme ad altri romanzi sulla stessa tematica perché volevo fare un video che trattasse della stessa tematica, non necessariamente romanzi premi Nobel, non necessariamente romanzi che affrontassero la tematica della schiavitù. Tutti da questo punto di vista, ma magari da vari punti di vista e in vari modi, e anche per quanto riguarda vari generi, perché vi dico questa cosa? Perché io spesso e volentieri sono quella che cerca magari degli articoli sui blog o dei video in cui appunto si va per tematiche. Tipo, che ne so, mi interessa il genere western, mi interessa il genere romanzo familiare, mi interessa il genere che tratta appunto della schiavitù degli afroamericani, mi interessa il genere che tratta delle donne nel Giappone contemporaneo. E quindi mi piacciono questi generi di video. Allora mi sono detta, magari lo leggo io ho già letto altri libri che trattano questa tematica, leggo questo, ne leggo altri due o tre che ho in casa e che ho sentito comunque altri invece che devo andare a recuperare. E poi magari faccio un video a tema. Solo che è una tematica importante, è un romanzo importante, di questo ho sentito parlare comunque da Selvaggia, mi ha detto che è molto bello questo romanzo, ne ho sentito parlare e ne ho parlato anche con lei, e quindi voglio dedicargli il giusto tempo, il giusto spazio, anche mio mentale, che adesso chiaramente non c'è, e quindi appena riesco sicuramente lo recupero e lo leggo con le dovute, col dovuto modo, a modino, ecco, come si suol dire. Questo è un regalo di una mia amica Jo, Where the Crawdads Sing di Delia Owens. Questa è La ragazza della palude in italiano. Quando sono stata a Londra, gli ho visto un battage pubblicitario immenso perché usciva il film. Da Waterstone c'era tutta una vetrina a tema di questo romanzo. Questo è ambientato a Berkeley Cove nel North Carolina. Siamo nel 1969, anche questo è un giallo perché viene ritrovato il cadavere di questo ragazzo Chase Andrews e viene accusata questa ragazza Kaia Clark, che appunto viene rinominata Marsh Girl, che è questa ragazza che praticamente ha vissuto nelle paludi da sola per degli anni, immagino. E mi ispira tantissimo. Questo mi ispira un sacco. È un romanzo di cui si è parlato tantissimo. Probabilmente sono l'unica, o comunque una delle poche che non l'ha letto. O forse uno di quei romanzi di cui si è parlato tantissimo, ma in realtà non l'ha letto in tre. Ancora non l'ho capita questa cosa. Perché io ne ho sentito parlare un botto, cioè nominare un botto, attenzione. Ma gente che l'avesse letto veramente, non lo so quanta. Sono sempre quei romanzi di cui tutti te lo nominano o te lo fanno vedere e poi sparisce nel nulla. Quindi se l'avete letto, fatemi sapere che cosa ne pensate, perché sono molto curiosa. Mi ispira, in realtà mi ispira. Non come se fosse, capito, il romanzo del secolo che ti cambia la vita, ma come quel romanzo tranquillo che magari ti leggi d'estate, un po' per riposare il cervello, quindi una cosa tipo, non lo so, quei tranquilli romanzi appunto per passare le ore senza impegnare troppo la testa, ecco, niente di che, tipo il caso di Ricky Bear, per dire, no? C'è una roba del genere, toh, per fare un paragone. Quindi mi direte, ah, la mia nuova mission si chiama Patricia Highsmith insieme a Edward Morgan Foster,
i miei nuovi protetti diventeranno per questa stagione 2022-23. Il talento di Mr. Ripley, anche questo in realtà non me l'avete mandato voi, ma ringrazio voi perché l'ho preso con i fondi di Ko-fi, e quindi ringrazio voi perché insomma è foraggiato da voi Ko-fi. Patricia Highsmith, di cui vi ho parlato nell'ultimo Tea Time, perché ho letto Acque Profonde. Di lei ho letto il seguito di questo, del talento di Mr. Ripley, che era l'amico americano, no, il sepolto vivo. Dopo c'è l'amico americano, ce ne sono un po' con protagonista Tom Ripley. Questo è quello da cui hanno tratto il film di Anthony Minghella, bellissimo, da cui trarranno la serie televisiva Ripley di Showtime, penso che sia con Johnny Flynn e Andrew Scott e Dakota Fanning, che mi ispira da morire. E penso si aspettavano un pochettino a farla. C'era Johnny Flynn nel nuovo. Di Grilli lo faceva qualcun altro. Qualche altro attore inglese. Che non elimineremo anche lui, Bond. Vabbè. Un'altra volta lo devo dire questa cosa. Ci tengo a dire perché non l'ho detto nel video prima. L'ho pensata e basta, ma non l'ho detta. Quindi adesso la posso dire. Che secondo me Johnny Flynn lo sostituivano con qualcun altro. Così, e quindi il talento di Mr. Ripley ci piace, secondo me è super scicchettoso. Patricia Highsmith ha una scrittura pazzesca, la mia nuova protetta. Se vi piace Daphne du Maurier, vi consiglio di recuperare Patricia Highsmith. No, non l'ho letto ancora questo, ma io ve lo consiglio già perché secondo me sarà sicuramente stupendo. Poi, altro regalino al canale. Grazie tantissimo, Matti, per la passione del dottor Christian. Della meravigliosa Colleen McAuliffe, e dicevamo la passione del dottor Christian, Colleen McAuliffe. Allora, Colleen, sapete che è quella che ha scritto Uccelli di Rovo, vabbè, questa copertina, romanzo della nonna pazzesca, fa un po' miseri di morire, sono sincera, però non so, mi piace tantissimo. Tra l'altro qua sotto vi metto poi il link del canale di Matti e della sua pagina Instagram, ti ringrazio tantissimo, adoro, adoro, queste sono le vecchie edizioni Euroclub, una cosa del genere. È la storia di appunto questo medico di provincia americano strumentalizzato da Judith Carroll, una donna bellissima, intelligente e spregiudicata. Il dottor Christian si trova un tratto scaraventato sulla scena e trasformato suo malgrado in autore di successo, divo dei mass media e profeta di una nuova religione, fino al giorno in cui l'apprendista stregone decide di sfuggire ai suoi padroni. Pazzo. Vabbè, secondo me c'era una roba pazzesca. Spero che assomigli di più a Uccelli di Rovo rispetto a Tim, che era una roba un po' agghiaggiante, però mi ispira tantissimo, perché vabbè, poi la Colin sì, cioè va letto, dai, va letto. Allora, per questo ringrazio Chiari, che è andata a recuperarmelo all'Emmaus, lei è riuscita ad andare a fare il giro quando c'era l'offerta, che tra l'altro durava fino alla fine di agosto, dei libri a metà prezzo, e quindi mi ha recuperato Quando gli angeli cadono, di Tracy Chevalier, che io avevo già letto anni fa. Non mi era piaciuto, ma io che sono testona, ho detto dai, prendimelo su Chiari, va bene uguale. Perché parla di arte cimiteriale, parla dei cimiteri, parla di Londra, dell'Inghilterra e parla della morte della regina Vittoria. Sulle palle della regina Vittoria e quindi sono molto felice di questa cosa. No, allora scherzi a parte, in realtà parla di due famiglie. Adesso non mi ricordo bene qual era la storia, sono anche onesta di tutto ciò, ma ero curiosa di rileggerlo e quindi ho detto dai, ci riprovo con Tracy Chevalier e ci provo con questo romanzo, nonostante io non sia fan sua. Se va bene, bene, se non va bene, pace, amen. Era un regalo, anche perché in realtà Chiari l'ha pagato 1 euro, quindi dai. Va bene lo stesso, va bene lo stesso. Poi, sere, grazie tantissimo per questo regalo, e grazie per i vostri bigliettini, tra l'altro. Grazie perché quando me li scrivete sono la cosa che veramente più mi emoziona, no? Mi emozionano i vostri libri, e le scelte che fate, ma i vostri bigliettini mi emozionano da morire, sappiatelo, ma proprio tanto. Questo è un romanzo di Gary Jennings, La Steco, lo vedete qui.
nomadi, questo è ambientato in un circo. Siamo nell'America del 1865, terminata la guerra di secessione. Le strade sono solcate da Florian, Madame Solitaire, Clover Lee, Maggie Hug e il nano Tiny Tim Trim. Sono membri della compagnia circense del fiorente Florilegio delle Meraviglie di Florian. Sotto la sapiente guida del poliedrico Florian, il circo e i suoi artisti affronteranno un lungo viaggio verso il riscatto economico ed artistico in una scalata per l'affermazione e il rispetto, come uomini prima che come artisti, che li porterà dapprima negli stati settentrionali, poi in un'avventurosa tournée europea dall'Italia alla Germania, dalla Russia al successo Parigi. E quindi deve essere un romanzo pazzesco. Sembra piccolo, ma in realtà ha le pagine che sono tipo foglietti, e quindi sono 1200 pagine. Secondo me deve essere un romanzo incredibile. Uno di quei romanzoni, appunto, stile l'Azteco, in cui ne succederanno di tutto e di più, in cui si viaggerà per tutto il mondo, in cui ci saranno tutte queste medie di personaggi, tragedie, amori e quant'altro, un mattone incredibile, adoro. Adoro, grazie Sere, davvero, non vedo l'ora di leggerlo, non vedo l'ora, perché io l'ho cercato tantissimo per Mercatini e Sere l'ha visto e quindi me l'ha preso su Amazon e grazie, davvero tantissimo. Questo me l'ha preso da tua mamma, perché siamo andate al libraccio insieme. Io ho fatto un altro colpaccio, mamma ha preso due libri, poi ha visto anche, cioè io l'avevo preso su questo. Poi però ho trovato un'altra cosa e vabbè, mamma mi ha fatto il favore di prendermelo, ma perché io ero un po' imbilicata con dell'altra roba, che è Eccomi di Jonathan Safran Foer, che ho pagato ben 4,40 € scontata all'80%, scusa di Jonathan. Poi in realtà magari non ne vale la pena, non lo so, io ho letto altri due romanzi di Jonathan Safran Foer, che sono Ogni cosa illuminata e Molto forte incredibilmente vicino, perché i suoi saggi, Se niente importa, il suo saggio, quello e anche quell'altro che ha scritto, non li ho letto, quello sugli animali, sono sincera. Questo romanzo qui mi sa che l'ha scritto una decina d'anni dopo rispetto all'ultimo che ha scritto, appunto, che era Molto forte incredibilmente vicino. È diciamo, il solito genere di Jonathan Safran Foer, cioè famiglia ebrea americana e crisi varie che deve affrontare, crisi familiare, crisi religiosa, crisi, evento, come dire, politico, sociale, storico, che dopo, come dire, che ha un raffronto poi anche per quanto riguarda appunto la crisi familiare interna. E infatti succede qui che appunto è la storia di una famiglia sull'orlo della crisi. Jacob, Giulia e i loro tre figli devono fare i conti con la distanza tra la vita che desiderano e quella che si trovano a vivere. Arrivano da Israele cugini in visita, in teoria per partecipare al bar mitzvah del 13enne Sam, e tradimenti coniugali veri e presunti, le frustrazioni professionali, le ribellioni, le domande esistenziali dei figli, i pensieri suicidi del nonno, la malattia del cane, anche i previsti festeggiamenti, tutto rimane in sospeso quando un forte terremoto colpisce il Medio Oriente. E quindi ecco, succede, di fronte a questo scenario imprevisto, ognuno sarà costretto a confrontarsi con scelte a cui non era preparato e interrogarsi sul significato della parola casa. A me piace molto come scrive Jonathan Safran Foer perché non è mai troppo melodrammatico, è molto, non è leggero, però ci va molto in punta di piedi, ecco, nonostante tratti delle tematiche abbastanza pesanti. Basti pensare a Molto forte incredibilmente vicino, che parlava dell'11 settembre, e insieme a quella storia raccontava anche un'altra storia parallela. Io mi ricorderò sempre la lettera che scrive la nonna di Oscar ad Oscar, quando racconta di lei, di sua sorella, quella che dopo non la ricordo, cioè il discorso del è sempre necessario, credo che non me lo dimenticherò mai. Di quello che dice appunto la nonna ad Oscar, quando ripensano a quell'ultima notte che ha passato con sua sorella, prima che succedesse la tragedia. Credo che quella lettera non me la scorderò mai e magari qualcuno potrà non piacere quel romanzo, uno potrà dire che ha anche dei difetti, non lo so, però credo che ci siano delle parti che siano straordinarie in quel libro e che siano impossibili da dimenticare. Molto forte, incredibilmente vicino, come in Ogni cosa illuminata. Ogni
Ogni cosa illuminata, forse sotto certi punti di vista, è più ingenuo, perché era il primo romanzo, ecco, di Jonathan Safran Foer, e quindi era tutto un pochino più, non leggero, però è diverso, è molto più maturo, molto forte in cui diventi vicino. Questo mi incuriosisce molto di romanzo, sono sincera, proprio perché mi era piaciuto tanto, l'avevo letto anche in un periodo, io la mia capacità di scegliere i periodi poi quando devo leggere i romanzi non è che sia proprio, come dire, molto intelligente, non ho un gran tempismo, molto forte in cui diventi vicino, che è una storia che parla di perdita, di un bambino che perde il padre e da lì poi va a scavare, comunque parla di altre perdite, antecedenti comunque, quant'altro, parla di guerra e quant'altro. Io l'ho letto in un periodo in cui anch'io ho perso comunque mio nonno, è un romanzo che trovo straordinario, ma abbastanza difficile da mandare giù, ecco, quindi insomma è molto bello. Che però consiglio di leggere quando, insomma, non lo so, o aiuta a metabolizzare la perdita, magari qualcuno può aiutare. Io credo di averci pianto tutte le lacrime che avevo in corpo, se ancora me ne erano avanzate, ecco. E poi ho venduto della roba su Vinted e con i soldi ho deciso di comprarmi i due Wilkie Collins che mi mancavano, che sono lo scrigno di Mr. Ray, ovvero La maschera e il mistero, e il diario di Anne Rodway, questi due romanzi che non, appunto, non avevo e che mi incuriosiscono molto. State molto attenti per i classici. Non vi dico niente, però vi dico state molto attenti per i classici, state molto attenti Wilkie Collinsiani, fan di Wilkie Collins, voi che avete la maglietta I love Wilkie Collins, vi dico solo questo. E poi vediamo. Acquistini fatti in terra inglese, amatissima Inghilterra. Questi li ho fatti io di mia sponte. Allora, quando sono andata a Londra, in tempo di 2 giorni sono riuscita a comprare ben 2 libri. Quindi sono stata brava che in una settimana ne ho comprati solo due, poi perché non avevo spazio, fondamentalmente era per quello, perché in realtà sarei stata capace di comprarne altri, soprattutto quando ero a Oxford, perché ho trovato una libreria dell'usato in cui avrei potuto fare dei danni epocali, ma sono stata trascinata, cioè ho proprio detto io vi prego portatemi fuori, perché sennò lì avrei potuto veramente fare i danni terrificanti. Quindi, allora, a Londra ho preso, allora, questo perché mi fa molto ridere, che Selvaggia non mi prende in giro, però fa molto sorridere il fatto che io mi ricordo abbastanza bene i regnanti cioè la dinastia inglese, mi ricordo. Quindi questo libro si chiama appunto Britain's Kings and Queens in Bite-sized Chunks. Cosa vuol dire? Che per ogni regnante vi racconta due stupidate, no? Giusto per dirvi cosa ha fatto e cosa non ha fatto, tipo che ha regnato dal Al quando è nato, che ha fatto due cose in croce. Ve li divide inizialmente, siccome, vabbè, come dire, il primo è William the Conqueror, quello che si dice il primissimo re inglese, no? Prima però ci sono stati quelli, come dire, leggendari. I primi guerrieri tipo Boudicca e quant'altro, no? E quindi vi nomina anche quelli, diciamo, o i rulers of Anglo-Saxon Britain, qua vi sbatte dentro pure, o quelli di, come si dice, i Saxon Kings, vi mette dentro anche quelli. E poi parte ovviamente con i re normanni e quant'altro, no? Appunto si parte con i re normanni, che è il primo, che appunto era William I, che era il Conqueror, no? Basta che vi vedete i video di letteratura inglese, poi ve la racconto. E quindi questo libro a me faceva molto ridere, perché appunto mi viene in mente quando io vi faccio i video di storia della letteratura inglese, che ricominceranno, se saranno quelli quest'autunno, poi vado avanti. In cui vi racconto molto velocemente un po' tutti quanti che cosa hanno fatto. E questo 7,99 sesterzi, comoda, bellino, sempre utile tra l'altro, e mi piace molto. Questo l'ho trovato
British Museum, l'ho visto, ho detto no, vabbè, mio, e quindi l'ho preso. Anche questo mio, questo, vabbè, questo non, se, non mi serviva assolutamente niente, questo lo trovate anche su Amazon, quindi potevo tranquillamente comprarmelo a casa mia. 16,99 sesterzi, The Book Lovers Bucket List, A Tour of Great British Literature, molto bello, di Caroline Tuggerts. E questo semplicemente vi racconta i luoghi letterari della Great Britain. E basta. Cioè, tipo Dartmoor di Arthur Conan Doyle, Tour of Cornwall, Daphne du Maurier, Winston Graham, Horace Walpole, Shakespeare's Globe. Questo è Londra, ovviamente, perché dopo vi fa il giro Eastern England, ve lo divide tutto quanto. Shakespeare Stratford, dove sono appena stata. E bueno, Tolkien's Birmingham, 10 Lawrence Birthplace Museum, insomma, che un po' de tutte. Stamford, George Eliot, Grantchester, Rupert Brooke. Ah, di Grantchester, Rupert Brooke, non sapevo, che è un poeta della Prima Guerra Mondiale. Insomma, questo libro è fighissimo per gli amanti dei viaggi letterari. C'est moi, stupendo. In realtà cioè, è proprio bello perché ha tutte le pagine patinate, fighettino. Poi, nell'ultimo viaggio in Inghilterra mi sono molto trattenuta, ma ho dovuto, cioè perché è bello, perché dopo quando io li apro, leggo dove li ho comprati e così mi emoziono. Allora, ho preso questo, Tales from Shakespeare, questo è un libro per ragazzi, con l'introduction di Dame Judi Dench, l'ho preso anche per quello, ma perché in realtà c'è tutta una selezione di tragedie, commedie e quant'altro, e sono, è un libro appunto vi dicevo per ragazzi, ma vi fa dei riassunti di tutta una serie di opere selezionate di Shakespeare per ragazzi ed è bellissimo, cioè secondo me è divertentissimo perché insomma è carino perché vabbè lo sapete dando ripetizioni ai ragazzi, insegnando ai ragazzi mi piace perché insomma ve la prende, ovviamente tutto in inglese quindi può essere sempre utile, qui alla fine ci sono c'è il who's who, c'è l'author's file, vabbè qui l'author's file nel senso che vi racconta chi sono gli autori. Chi è William Shakespeare? Con anche tutte le domandine, tipo What was he like? Where did he grow up? Who's who in Tales from Shakespeare? Quindi The Tempest, chi è Prospero, chi è Miranda, chi è Ariel, In the Winter's Tale, chi è As You Like It? Insomma, secondo me è carinissima questa cosa. E mi piaceva molto, questo l'ho preso al Hathaway's Cottage. È un posto delizioso, poi se avete letto Hamnet è ancora più bello perché vi sembra di vedere i posti che vi ha raccontato Maggie O'Farrell, se non avete letto Hamnet recuperate Hamnet perché è un romanzo straordinario che vi consiglio di recuperare perché vi racconta tutto il contorno di Shakespeare, non di Shakespeare, William Shakespeare l'autore, ma William Shakespeare l'uomo e quindi assolutamente imperdibile se siete fan di Shakespeare. Poi ho trovato questo, Country Girl di Edna O'Brien, questo l'ho preso a Sow on the Wold, che è un paesino delle Cotswolds, sperduto in mezzo alla campagna delle Cotswolds, trovato tra l'altro nella library perché vendevano tutti i libri che scartavano a un pound, un sesterzo, prima di andare a fare l'afternoon tea, in questo posto carinissimo. E nulla, questo l'ho preso perché allora, questo qui in realtà è il primo di una trilogia. La trilogia costa una stupidata, la trovate su Amazon a 7,99 euro, credo, una cosa del genere, 6,99, cioè costa veramente poco. Il primo io lo devo leggere per l'esame di letteratura inglese barra letteratura irlandese della laurea magistrale. In realtà io voglio leggere anche gli altri due, quindi poi tanto alla fine lo comprerò lo stesso, ce l'avrò doppio, ma non me ne frega niente, perché mi piace pensare che questo comunque l'ho comprato a Stone the Wold e l'ho comprato durante questa gita bellissima nelle Cotswolds, cioè mi emoziona molto pensare di insomma dare l'esame con un libro preso proprio in loco da una biblioteca in loco in Inghilterra, con tra l'altro scritto Gloucestershire. Non so chi di voi è stato mai a Gloucester, se non ci siete mai stati non ci andate. Se no fate così e andate diretti alla cattedrale. Non vi guardate attorno e non guardate in faccia a nessuno, grazie. Ve lo dico per protezione vostra personale, perché è un posto orribile. E se c'è qualcuno di voi che è piaciuto Gloucester, volevo sapere perché, com'è possibile. Perché è un posto orribile.
posso, cioè, non so, proprio bruttissimo. Forse brutto. Cioè, c'è stato quel 10 secondi in cui tipo, sapete quando realizzi che è brutto, ma non sai quale delle tre lo dirà per prima che è un posto brutto, dici, boh, ma lo sto pensando solo io che questo posto è veramente cesso, che è proprio il gabinetto dell'Inghilterra, o lo stanno pensando anche le altre due, chi lo dice per prima? Qui c'è questo sguardo di intesa in cui... brutta, eh? Quindi è proprio brutto. E niente, quindi sì, glossa è veramente brutto. Questo è un memoir, vabbè, di Edna O'Brien, che è un'autrice appunto irlandese, è stato pubblicato nel 60, è stato anche bandito come romanzo alla pubblicazione. Lei è un'autrice che è scappata di casa, penso che sia sposata, divorziata, madre single, insomma, tutto quello che un irlandese negli anni, tra gli anni 30 e gli anni 60 non poteva fare. Assolutamente, perché sapete, l'Irlanda è un paese ultracattolico, penso sia ancora più cattolico dell'Italia, per certi punti, sotto certi punti di vista l'Irlanda sono, ecco, non sono normali, quindi, lasciamo in sospeso, però non vedo l'ora di leggere, sono molto curiosa di studiarlo e molto interessata a questo corso, davvero. Poi, questo della casa editrice Nuove Edizioni, che ringrazio tantissimo, Dahlia Nera, scusate, Rosa Rossa, che entrerà probabilmente nei vari videini di Halloween. Questo parla appunto di Elizabeth Short. Questa sarà la mia scusa per rileggere Dahlia Nera di James Ellroy. Probabilmente sì. Sicuramente sarà un saggio interessantissimo. L'autrice svela per la prima volta avvincente prove forense, note testimoni oculari fino ad arrivare a identificare l'identità dell'assassino. Io sono molto curiosa, soprattutto perché la spara veramente grossa. Mi era piaciuto molto come saggio pubblicato alla Nuove Edizioni l'anno scorso, Genesi Mostruose, che era un saggio sulle serial killer donne, e quindi sono curiosissima di leggere anche questo. Vedremo com'è. Mi ispira tantissimo, questa è uscita il 23 di settembre, però è una copia appunto che è arrivata, una copia omaggio, e tenetelo d'occhio. Poi, ultimo acquistino mio, e poi vi faccio vedere gli ultimi regalini, che è stato, allora non è questo qua, Akira, non è questo che è il numero uno, ma sono altri numeri di Akira, io me l'ho ripromessa di comprarne uno al mese, ma come voi vedete ci sono tutti gli Akira qua. Perché io andando dal libraccio con mia mamma ho notato, a un certo punto mia mamma mi fa: guarda, l'angolo fumetti! C'erano tutti. Perché qualcuno il giorno prima praticamente si è portato tutti gli Akira, se li ha rivenduti tutti. E chi sono io per lasciarli lì, quelli che mi mancavano? Nessuno. E quindi mi sono portata a casa. Ero appena andata a fare ripetizione, quindi io con i soldi di ripetizione che avevo appena messo in saccoccia, sono andata lì e ho fatto: Obla! E mi sono portata a casa i soldi, cioè gli Akira che mi mancavano, perché vabbè, effettivamente al posto di 22 sberle che costano, li ho pagati 10 euro l'uno. E quindi ecco, diciamo che ho fatto l'affarone, bucio de culo, come si suol dire, proprio bucio de culo. Perché sì, la Panini li ha ristampati in questo formato gigante, queste pagine belle, per carità di Dio, comunque costano 20 euro, 22 euro a numero, e il fatto di essere riuscita a pagarli 11 euro a numero, 10, 11 euro, non mi ricordo cosa li ho pagati. Insomma, sicuramente ha giocato molto a favore. Sono molto contenta. Ho tutti gli Akira, adesso me lo posso leggere con calma. Sono arrivata fino al numero 2 o 3, adesso non ricordo. Io ho visto l'anime un botto di anni fa perché mi ricordo che l'aveva visto mia sorella. L'ho rivisto da adulta. Sono stata traumatizzata da bambina e da adulta. L'anime è un po', come dire, più un condensato rispetto al manga. Ma ne mantiene l'anima, che poi è il fondamentale quando si fanno gli adattamenti. L'anima. Cioè, tu puoi adattare, puoi tagliare, puoi cambiare, ci sta perché è un adattamento, quindi tu devi tagliarne, che poi mette tutto, 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 e puoi anche cambiare perché comunque devi adattare perché i tempi cambiano, gli anni passano, e quindi tu ovviamente adatti perché si chiama adattamento e tu lo puoi fare questa cosa. Io accetto il cambiamento quando tu adatti, ma non accetto che tu prendi, fai una sciacquatura di quello che era il fumetto originale, vero Sandman? Quindi.
Allora, siccome questa non è sede, non parliamo più di Sandman, che è meglio, perché io vi giuro che ho avuto dei momenti in cui se avessi potuto, ma non l'ho fatto perché purtroppo non sono ricca e non me la posso comprare nuova, ma ho avuto un momento in cui avrei potuto, ho pensato di prendere e di lanciare la televisione fuori dalla finestra, da talmente mi è salita l'incazzatura, perché è una cosa ignobile quella serie televisiva, e vi giuro, io non amo parlare male, perché lo sapete che io odio dover parlare male dei prodotti perché lo so che ci ha lavorato della gente, ma io sono ancora qui che mi domando come sia possibile che a tre quarti della gente che ha visto Sandman sia piaciuta quella roba, perché quello non è Sandman, quella è sciacquatura dei piatti di Sandman, quello è Sandman passato in candeggina lavato a 90 gradi, ripulito di tutto quello che era Sandman. E non venitemi a dire che va bene lo stesso, perché non va bene lo stesso, ma non mi rispondete a Sandman qua sotto nei commenti, perché tanto voglio farci un video a parte, ma non per litigare su Sandman, semplicemente per capire, perché io vorrei capire così, così, ne parleremo di Sandman perché horror, che doveva esserci ma non c'è stato, ma quello è un altro discorso. E va bene, Neil Gaiman, tutto a posto? Eh? Il mutuo da pagare? Volevo capire questa cosa. Ok. Comunque, Mara, grazie. Grazie per questo cocktail d'autore, grazie, perché è meraviglioso. Mara, che me l'ha preso perché ha visto James Earl Ray in copertina, e praticamente vengono associati dei cocktail a ogni romanzo e a dei personaggi, o se no ci sono dei cocktail famosi appunto di alcuni romanzi, tipo avevo visto, c'era Casino Royale e c'era ovviamente il Vesper Martini, o c'è, madonna, quel romanzo orrendo, non lo voglio neanche vedere, c'è, vediamo, Vampiro, ovviamente Dracula di Bram Stoker, c'è, vediamo, avevo visto, ecco qua, James Bond, c'era il Vesper Martini, c'è, aiuto, dov'è che era, che l'ho visto, guardate questo, Anthony Patch di Belli e Dannati, il Monkey Glad, poi c'è, vediamo, Mint Julep, Lena Grove di Luce d'Agosto di William Faulkner, che non ho mai letto, adesso vorrò comprarmi tutti i libri che non ho letto, e qua finiremo malissimo, John Steinbeck, Quel fantastico giovedì, Webster F. Street, Layaway Plan, che non conosco, adesso me li fa, così vorrò farmi i drink, leggere i libri e diventerò un'alcolizzata. Ottimo, questa è una cosa meravigliosa. Cioè, chi ha avuto questa idea è meraviglioso. Harry Hole, John Esbo, Rusty Nail, che lui tra l'altro beveva il Jim Beam, quindi fantastico. No, vabbè, adoro, ragazzi, adoro, è stupendo. Il Vergine Suicide di Jeffrey Jelinek, il Virgin Cosmopolitan, ovviamente. Perché si fa, è che sono tutte ragazzine e quindi chiaramente non alcolico. No, vabbè. Spettacolo, spettacolo, cocktail d'autore. E poi questo, L'età della convivenza, grazie Mara, adoro, di Kazuka Mimura, di cui ho letto un bellissimo, uno che mi era piaciuto molto, un altro no. Questo però me ne hanno parlato benissimo, mi hanno detto che è stupendo, che è L'età della convivenza. E che non vedo l'ora di leggere, questo è il primo, poi mi recupererò gli altri due. Grazie, grazie tantissimo. Sei stata gentilissima e ti ringrazio a morire. Tuo biglietto qua dentro, tengo qui. Grazie, grazie. E davvero tanto. E gli ultimi due mattoni. Dov'era il bigliettino? Aspetta, aspetta, aspetta. Di Marta. Mi ricordavo Marta, ma cercavo i bigliettini. Marta che ha deciso che bam! Due mattonazzi. Allora, questo viene dalla mia wishlist, che è 4321 di Paul Auster, che penso che lo conosciate tutti, che voglio leggere da una vita e non vedo l'ora di, come dire, essermi sistemata, di riuscire a rodare un attimino per leggerlo finalmente e riuscire ad affrontarlo. E grazie Marta per questo, perché non lo conoscevo. Questo Marta l'ha scelto lei per me, perché non era nella mia wishlist. E mi ha scritto che appunto è stato un viaggio meraviglioso, spero possa esserlo anche per te. E ti ringrazio da morire perché è un libro che non conoscevo e adoro questa cosa, cioè adoro che mi facciate conoscere dei libri che non conosco. Quindi
quindi ti ringrazio da morire perché appunto non vedo l'ora di iniziarlo proprio per questo motivo. Mi dà l'idea di un libro stupendo perché parla di questi ragazzi disabili che vivono in questo tipo orfanotrofio, in questa casa, e in questa casa ogni luogo praticamente si trasforma e tutto è possibile in questa casa e il tempo praticamente si ferma e quindi è straordinario, deve essere un romanzo magico e non vedo l'ora di iniziarlo, quindi ti ringrazio davvero tantissimo. Ragazzoli e ragazzuole, io non so che dirvi, grazie, grazie davvero tantissimo, questo video è praticamente è stato sponsorizzato tutto quanto da voi e quindi di cuore, davvero, siete stati gentilissimi, dei tesori. E vi mando un sacco di baci ed abbracci e qua sotto voi trovate come sempre tutto quanto, Instagram, Twitter e tutti i vari riferimenti, nell'info ciccino trovate tutte le informazioni e l'elenco di tutti quanti i libri. Noi ci vediamo e ci vediamo molto presto e niente, settembre ricomincia, speriamo di riuscire a vederci più spesso in questi prossimi mesi. E nulla, se avete come sempre richieste per video e quant'altro, io sono qui. Mi farete sapere se avete letto alcuni di questi romanzi e richieste anche per altre cose, non lo so, gruppi di lettura e quant'altro. Sappiate che adesso vi faccio sapere, a presto, molto presto, prossimamente per i gruppi di lettura, salotti di lettura, non vi preoccupate, ci sono delle idee in mente, tranquilli. E vi mando un bacio e un abbraccio, grazie di nuovo, tantissimo, e a presto, ciao!